azione irregolare. Attenzione al lancio di Leroy. Questa volta molto bravi invece nell'allenamento, devono seguire Ferrara che è il più esperto, è quello che comanda i tempi per alzarsi, per andare in alto, per tentare di mettere in fuorigioco gli avversari. Leroy adesso a destra con Fournier centrale, Guérin leggermente spostato a sinistra e c'è ancora un fallo. Algerino sta marcando Del Piero in maniera scorretta, è già la seconda o terza volta che lo spinge dalle spalle in maniera vistosa, con un campo così gelato basta una leggera spinta per mettere fuori tempo gli avversari e questo Algerino l'ha capito subito. Scintille 3-2, Jimmy Algerino, 25enne, compiuto in ottobre scorso. È arrivato a Paris Saint-Germain quest'estate dal Châteauroux, squadra della Serie B francese. Si è messo subito in mostra grazie alle sue doti di grande dinamismo. Attenzione a Ngoti. Imposta lui, poi Fournier. Verticalizza, deriva al Dess. Se la cava la Juventus con l'intervento di Porrini. Sì, in questo caso non molto sicuro Porrini perché intenzionalmente secondo me voleva dare la palla a Peruzzi, poi invece ha calciato all'esterno e ha fatto bene perché in questo terreno non si sa mai, meglio dare palla in calcio d'angolo. È pronto Guérin che deve farsi perdonare l'incredibile errore sul gol, poi Domi mette in mezzo, Deschamps le spinge in avanti, tutta la Juventus all'indietro, prova a risalire adesso, il Paris Saint-Germain può ricominciare con Lama. Pronto al rinvio Lama, in avanti dell'Ivaldez, anticipato bene da Porrini. Ngoti riesce a mettere giù, poi lo scambio con Leroy, Fournier, Leroy, tunnel su Pessotto, gran numero, buona l'idea per Raí che si era fermato. Peruzzi pronto, è bravissimo Peruzzi, molto alto, deve effettuare sempre dei recuperi ma lo sa fare benissimo, deve giocare fuori dall'area di rigore in alcuni casi perché la sua difesa gioca molto alta in queste prime battute. Rinvio lunghissimo verso Leguen, l'altro centrale insieme a Bruno Ngoti, che a volte è utilizzato anche a centrocampo, ma Paris Saint-Germain deve ancora fare a meno di Roche infortunato, dunque Ngoti sulla linea difensiva. Ecco Zidane, cerca spazio, l'1-2, forse c'era fallo su Zidane. Lascia proseguire l'arbitro, riparte Fournier, preso in mano lui le redini del centrocampo, adesso Raí gioca più avanzato come era prevedibile. Domi, altro giovane, Domi sbaglia l'appoggio. Ed era in fuorigioco in questo caso Loco, Guarderini però non ha alzato la bandierina. Guérin, tiene palla, ecco Deli Valdés, spazio per lui, Deli Valdés, zona tiro, apre, Leroy, tutto mancino, spostato a destra, parte il cross basso, ancora Porrini, ancora verso Leroy. Attaccato da Tacchinardi, la rimessa per il Paris Saint-Germain che adesso prova a stringere i tempi, prova a mettere sotto pressione la Juventus. 9 minuti, 30 secondi, Juve in vantaggio, gol di Porrini dopo 4 minuti. Raí, Ngoti, Juve aggressiva, doppio rimpallo. Leroy, Raí, brasiliano, fratello di Socrates, gran numero. Raí, sbaglia, palla fuori, pubblicità per noi. Tutto è pronto per il rinvio di Peruzzi, vedete, scocca il decimo minuto con la Juve in vantaggio. Sì, il Paris Saint-Germain quando attacca con quasi tutti gli effettivi, lasciando veramente dei grandi spazi ai giocatori bianconeri. Se Zidane intercettasse il pallone, Padovano potrebbe veramente innescare il contropiede potrebbe essere micidiale. Rinvio deciso di Ferrara verso Leguen, poi Domi, prolunga Deli Valdés, cerca Loco, più libero di svariare da una parte all'altra. Toccato da Torricelli, è falloso il suo intervento, dice l'arbitro, c'è calcio di punizione, vedete Loco va a prendere posizione, calcio di punizione per il Paris Saint-Germain, arriva Guérin, va incontro Loco, temporeggia Guérin, si predispone per un lancio lungo, eccolo, verso Deli Valdés, Peruzzi, Padovano la caccia del pallone, lo controlla bene, Deschamps, di nostra terra Ferrara intanto. Esce bene Algerino, Raí, prova a mettere in mezzo, Ferrara, Leroy, zona tiro, Leroy, va via Leroy, pronto al cross, non c'è spazio,
Pinardi. Molto bravo Porini in questo caso, non è entrato sulle Roi, con questo terreno è difficile perdere l'equilibrio, è stato molto bravo, ha aspettato il momento opportuno per intercettare palla. Lo scambio Zidane-Deschamps. Deschamps, grande visione di gioco, subito Del Piero, ancora verso Zidane, posizione regolare, Zidane, sinistro, sbaglia, clamorosa opportunità per lui. Lo stop è stato abbastanza buono, ma non è stata rapida nell'esecuzione del francese, avrebbe potuto accelerare, ma e qui proprio ha colpito male di sinistro, si vede, proprio incrociato malissimo. La posizione era ottima per il KO definitivo, un 2-0, a questo punto della gara avrebbe veramente stroncato le gambe al Paris Saint-Germain. Zizou, Zinedine, Zidane, da playmaker a trequartista praticamente la trasformazione nel giro di poche settimane dopo l'infortunio a Conte e il diverso atteggiamento, il diverso schieramento della Juventus, ne hanno esaltato le doti tecniche ma anche atletiche, un centrocampista moderno, veramente completo, Zidane. Lancio verso Guerin, non ci arriva, prolunga, pena, tanto che basta per Raí, l'esterno verso Locco, vantaggio però Porrini. Buona la prova di Porrini fino ad ora, non ha sbagliato quasi nulla, oltre al gol proprio è sicuro, non rischia nulla, e la centrale difensiva con questo campo non bisogna rischiare assolutamente niente. Eccolo qua Porrini, prende posizione, intanto la rimessa laterale di Domi. Le Guen, uno dei due centrali, pronta la sciabolata, va incontro Locco, difende palla, la perde, poi la recupera grazie a Guerin. Deli Valdés sbaglia il controllo. Porrini cerca Del Piero, in vantaggio un Gotti. Spinge un po' Del Piero, c'è fallo. Non si è ancora visto molto Del Piero, ha dato quella gran bella palla a Zidane, ma con la difesa molto alta del Paris Saint-Germain è possibile ancora cercare di trovare queste palle in verticale, perché giocano veramente in modo a volte scriteriato il Paris Saint-Germain. Pronto Di Live la rimessa dopo l'intervento di Didier Domi, che ha detto di aver realizzato praticamente un sogno, quello di affrontare la Juventus, la squadra più forte del mondo. Sperava nelle dichiarazioni della vigilia di non emozionarsi troppo al cospetto di una grande del calcio mondiale, Didier Domi, come sempre seguito in tribuna dalla mamma. Padovano all'indietro, Di Livio verso Del Piero, attenzione Lama, stava per essere tradito dal terreno. Si aveva calcolato male appunto l'uscita, era andato troppo sotto, il pallone poi ha avuto un rimbalzo anche eccessivo, diverso da quello che poteva prevedere sia lui che tutti noi. Torricelli verso Di Livio, prova a ragionare la Juventus, cerca di spezzare un po' il ritmo al Paris Saint-Germain, tutto sotto controllo per il momento, 14° di gioco, primo tempo, finale d'andata della Supercoppa Europea, Juve in vantaggio al Parco dei Principi, gol di Porrini al quarto minuto. Guerin per Raí, Guerin cerca Locco si impegna, Torricelli su di lui, riesce a toccare in mezzo Locco. E attenzione a Locco, perché è un giocatore che ha delle giocate fantastiche, anche poi nel bagaglio personale degli errori stratosferici, però è un giocatore così imprevedibile che può far di tutto. Cross di Livio dopo il bel disimpegno avviato da Deschamps. Algerino sbaglia tutto, pubblicità per noi. Gioco ripreso con Tacchinardi per Deschamps, attenzione c'è Zidane, tocca per lui, Zidane, zona tiro, cambia idea all'ultima, prendo per Di Livio, parte il cross lungo, prova a mettere in mezzo Del Piero. E qui Del Piero grande, ha arpionato il pallone proprio con il piede sinistro come avesse il piede prensile, mentre Susi Zidane avrebbe potuto prima calciare dal limite dell'area, la posizione era perfetta, all'ultimo momento non era più convinto, grande anticipo in questo momento di Tacchinardi. Intanto rivediamo l'arpionata di Del Piero, intanto sul contropiede Lama, dopo l'azione avviata da Tacchinardi, l'anticipo su un Del Piero ben disposto in questa serata, qui deve lavorare da seconda punta, rivediamo ancora. Sì, deve fare la seconda punta, lo sta facendo, deve quindi andare anche senza palla, tagliare verso la rete, non voler sempre palla sui piedi, a Zidane dietro che è un giocatore grandissimo sotto questo aspetto, che lo può cercare, lo può trovare. Attenzione a Deli Valdés, Peruzzi in anticipo dopo il tocco di Raí, stava liberando il panamense, ex Cagliari Deli Valdés, tanto Zidane sempre molto rapido nei movimenti a centrocampo, anticipato adesso riparte Bruno Ngotti con la sua sciabolata verso Locco.
Eccolo, palla ancora buona per lui, lo aspetta Torricelli.